Giovedì 21 novembre, in 100 secondi, le breaking news di Alice Channel. Il presidente Guido Grimaldi annuncia l'imminente assemblea generale di Alice, che si terrà il 3 dicembre all'auditorium della Conciliazione di Roma. La nostra associazione, ha dichiarato Guido Grimaldi, prosegue nell'attività di diffusione di una vera e propria cultura del trasporto e della logistica. Previsti numerosi dibattiti e interviste moderati da Bruno Vespa, Monica Maggioni, Maria Antonietta Spadorcia e Natania Zevi. Andiamo a Bruxelles, via libera alla nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente esecutivo della Commissione UE con delega alla coesione. Dopo giorni di trattative, raggiunto l'accordo tra popolari, socialisti e liberali, fumata bianca anche per la spagnola Ribeira. Veniamo al mercato auto europeo, stabili ad ottobre le immatricolazioni in aumento dello 0,1% annuo, bene Spagna e Germania, giù invece Francia e Italia. Nel nostro paese il calo è del 9,1%, il rialzo del 6,9% le vendite delle elettriche. Ora il clima con la COP29 di Baku, prima bozza del documento finale sulla finanza climatica, accordo sull'aumento dei fondi, si passa da 100 miliardi all'anno a trilioni di dollari, ma le posizioni su cifre e criteri restano lontane, il ministro Pichetto Fratin, difficoltà notevoli. Torniamo a parlare di Alice, il vicepresidente di Caterina nel pomeriggio a Roma per l'evento Big Academy, organizzato da Fondazione Unicampus San Pellegrino e Big SB. Focus dell'intervento, le opportunità nel settore dei trasporti e della logistica. Alice oggi protagonista inoltre al Job Day della Federico II di Napoli, con l'obiettivo di continuare a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. In chiusura ai mercati finanziari, deboli le borse europee, pesano i conti del colosso dei chip Nvidia e i timori per la guerra in Ucraina, spread in rialzo sui 125 punti, sale anche il prezzo del gas, oltre i 47 euro, prosegue l'effetto Trump sul Bitcoin, arrivato sui 98 mila dollari. È tutto per le breaking news di oggi, buona giornata.